Ci troviamo ad Almenno San Salvatore, presso la palestra comunale, dove si terrà la cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale e fortemente voluta dal sindaco Michele Sarchielli in segno di riconoscimento per il prezioso impegno speso al servizio del territorio e dei concittadini, da parte delle organizzazioni di volontariato territoriali, di alcuni singoli cittadini che si sono distinti e agli organi di informazione social web, tra cui noi di Lemine News e il gruppo di Sei di Almenno Se, gestito dall'amministratore Umberto Locatelli. Seguiremo la cerimonia da vicino cercando di mostrarvi i momenti salienti. Grazie per essere qui stasera. Prima di procedere con l'inizio del parroco, vuoi proporre un minuto di silenzio per tutti i nostri defunti del Covid. Ecco, penso sia molto bella e significativa una serata, un momento come questo in cui vogliamo esprimere la gratitudine, la riconoscenza alle tante persone che in questi tempi difficili si sono impegnate e si continuano, penso, senz'altro ad impegnarsi al servizio di chi si trova maggiormente in difficoltà e quindi fa più fatica ad attraversare una prova come quella che sta così caratterizzando poi i nostri tempi, questi mesi, una prova che per certi aspetti magari per noi, almeno qui in Italia, Bergamo, sembra così attenuarsi in modo anche abbastanza notevole, questo per noi lo speriamo, però sappiamo che nel mondo e anche non troppo lontano da noi continua, diciamo, a mettere vittime, a creare sofferenza e fatica. Per cui chi in questi casi si mette al servizio, diciamo, merita veramente di essere riconosciuto e merita veramente anche questo attestato di gratitudine come, diciamo, si sta esprimendo attraverso questo momento. Ma insieme noi già abbiamo fatto con molto silenzio, vogliamo ricordare, ecco, coloro che a causa di questa epidemia, ecco, sono morti. Ecco, anche nel nostro paese, nella nostra comunità, sappiamo, soprattutto in quei tragici mesi di marzo e aprile, ecco, non hanno superato la prova, siamo venuti come lo vediamo umanamente, e sono state vittime di questa situazione. Buonasera a tutti. L'amministrazione comunale, che ho l'onore di rappresentare, vuole ringraziarvi per l'impegno e la serietà dimostrata per far fronte alle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria in atto. Ci stringiamo infine alle famiglie che anche nel nostro comune hanno subito la perdita di un proprio caro, in una circostanza in cui diventa difficile, se non impossibile, piangere i propri affetti. Consapevoli di dover continuare ad andare avanti senza abbassare la guardia, vi invitiamo ad affrontare la calamità con profondo senso di responsabilità e con fiducia, certi che arriveremo ad archiviare presto questa drammatica esperienza. Il vostro sindaco Michele Sarchielli. Siamo con Michele Sarchielli, sindaco di Almenno San Salvatore. Ciao Michele e grazie per l'intervista e grazie anche per il riconoscimento che ci hai consegnato. Una comunità collaborativa, scrupolosa, solidale e tenace. Trovi che siano degli aggettivi giusti per descrivere i cittadini di Almenno San Salvatore a distanza da qualche mese dal periodo dell'emergenza? Allora, io devo ringraziarli e aggiungere un aggettivo: lodevole. Cittadini lodevoli, anche oltre ad aver aiutato l'amministrazione comunale, hanno rispettato interamente le regole del Covid-19. E ringrazio anche te per l'intervista. Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa delle decisioni che hai preso? Ma direi che ho fatto il 101%. Più di così non potevo dare, cioè ho dato 12 ore al comune in 2 mesi e non ho dormito per 2 mesi, si può dire. Mi sembra che io con i miei collaboratori abbiamo dato al massimo. Sicuramente non era stato facile, dato che era una situazione nuova, mai esistita, mai conosciuta, sconosciuta
in Italia, e per cui chiaramente anche gli amministratori pubblici che hanno vissuto questo periodo, dal mio punto di vista, dovrebbero essere diciamo presi come esempio dagli amministratori futuri, indipendentemente dalla colorazione politica, per cercare di carpire le esperienze vissute. Grazie, grazie Michele. Grazie a te, grazie intervista. Ringrazio sicuramente l'amministrazione comunale per questo periodo, ci è stato comunque molto vicino. Io ho sempre detto, infatti, in mente la giornata che abbiamo passato io sempre insieme con le 10 italiane dell'esercito russo, è stato penso per la fondazione un momento drammatico, allo stesso tempo ci ha dato veramente tanto sostegno, e quindi di questo, visto che la venuta così veloce anche per il nostro sindaco, ti ringrazio ancora per questo momento che abbiamo potuto vivere insieme. Il paese di Albano è stato molto vicino alla fondazione, ringraziamo sicuramente le persone che sono andate a fare per la costruzione dei camici, Vanna è stata capofila di questo progetto, avremo sicuramente tantissime altre persone da ringraziare, non faremo un evento diciamo della fondazione appena sarà possibile, perché purtroppo al momento siamo ancora chiusi, quindi non abbiamo possibilità di fare altro. E quindi comunque questa targa la porterò sicuramente domani mattina a tutto il nostro personale sanitario, a cui, come diceva giustamente il sindaco, dobbiamo definire gli angeli probabilmente veramente poco, perché si sono spesi oltre l'orario, senza guardare veramente in faccia a noi, a nessuno, pur di salvaguardare la vita e il benessere dei nostri anziani. Per cui io mi sento onorata di questa targa, mi merito assolutamente tutto il loro. Vi ringrazio tanto e ringrazio ancora l'amministrazione. Grazie. Anche io, come Marco, ringrazio molto il sindaco dell'attestato per il nostro lavoro svolto nel gruppo, e ho anch'io un paio di cosette da chiedergli. Una comunità forte si è dimostrata in questo periodo, e anche io sono il primo che non me l'aspettavo. Tu cosa pensi di una comunità così forte? E si è dimostrata veramente una comunità. Ma secondo me la comunità forte si crea quando il sindaco, cioè il primo cittadino, sta in mezzo alla gente. Se la gente che tu vede che tu sei in mezzo a loro, in automatico loro ti danno una mano, e questo è quello che è venuto ad Almenno. E oltre a, come dicevo prima a Marco, i cittadini di Almenno, oltre a aver rispettato le regole, sono stati anche lodevoli, e devo dire nel rispetto di tutte le regole, punto. Sono preso un po' alla sprovvista, e ti domando: e domani qual è la prima cosa che metti in campo? L'area cani che ce l'hai promessa? Ma diciamo che il domani sono le scuole, perché a breve partirà un intervento a 350.000 euro sulle scuole. La priorità di questa amministrazione sono le scuole. Fino a che non sono a posto le scuole, io batterò il pugno duro per ottenere, almeno per fine mandato, voglio sistemare in toto le scuole, e naturalmente non trascurando la sicurezza. Opinione mia, daresti un mignolo per non aver passato i mesi che hai passato da marzo fino adesso. Grazie mille da parte mia, anche penso da parte di Marco, al sindaco. Se vuoi dire qualcosa di tuo fuori dalle domande, prego. No, io voglio ringraziare con tutto il mio cuore le due pagine social, sia di Almenno Se e Lemine News, che in questo periodo sono stati molto molto attivi, e soprattutto, come dicevamo prima che Umberto, hanno saputo tradurre i DCPM che arrivavano da Roma, che nessuno conosceva o sapeva interpretare. Grazie a tutte e due, grazie mille. Senti il bene, la persona più bella della terra. E ora la Maria Grassini. Maria Grassini. Sai che non rimango mai senza parole. Ringrazio tutti sinceramente per l'appoggio che mi danno al gruppo. Sono stati due mesi forti e pesanti. Abbiamo fatto un po' sia con il gruppo nostro, sia con Marco da Schermo al Comune, che era impegnato in cose più importanti, informando la gente, dando una mano davanti ai DPCM di chi non riusciva a capire cosa doveva fare. Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto e della mia collaboratrice principale Maria Grassini, e grazie a tutti. Grazie.
Grazie Alberto. Io voglio quindi spesso quando si hanno in casa situazioni difficili, quelle di famiglia, si pensa che una famiglia che è un disabile ha sempre solo bisogno di aiuto. Il mio aiuto in questa situazione era per dimostrare che anche chi ha delle grosse difficoltà può aiutarmi. Grazie. Limiti News, Marco Messina, prego. Alla pagina sono tanto disponibile. Grazie a tutti, noi di Lemine News un po' ci troviamo in imbarazzo perché rispetto a tutti i volontari qua presenti, quelli che non sono presenti ma che hanno operato sul territorio, abbiamo fatto gran poco, però quel poco abbiamo cercato di farlo bene, mettendo a disposizione la nostra, le nostre piattaforme agli amministratori. Per cercare di fare da cassa di risonanza a tutte le informazioni che erano frammentarie e che l'amministrazione, grazie a noi, grazie anche alla pagina di Umberto, le persone chiuse in casa hanno potuto diciamo, apprendere e sapere, cosa che non sarebbe stato possibile altrimenti. Grazie. Grazie.